Wow, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qui con un Ask Time, sono all'evento di Netflix. E siccome qui ci sono dei set, no? I set delle serie TV di Netflix, ho pensato, facciamo un Ask Time sulle serie TV all'interno dei set delle serie TV. Geniale, ragazzi, geniale. E siccome sono qui in compagnia di altri influencer e youtuber italiani, che sono Cane Secco, Johnny Crick, e poi ci sono Alessandra Patitucci e Stefano Guerrera, ho deciso di fare un Ask Time insieme a loro nei vari set. Sbucheranno un po' a caso, a dir la verità, perché siamo un po' tutti impegnati a fare cose qui all'evento, quindi in alcune scene saremo tutti quanti, mentre in altre mancherà magari Cane Secco oppure Alessandra. Se l'idea del video vi piace, mi raccomando, lasciate un pollicione in su. Fatemi sapere qual è la vostra serie TV preferita e iniziamo con le domande. Bella! Ok, iniziamo con la prima domanda, che è: con quale personaggio di una serie TV ti senti di avere una caratteristica in comune, fisica, caratteriale? Comincio io, ragazzi, allora. Tanto io so già la risposta. Allora, lo so che Stefano... Allora, Narcos. Perché, vi starete chiedendo? Perché se voi vedete Narcos, quello che cresce insieme al numero delle puntate è la panza di Pablo. Plombo. Esattamente. Okay, come va. La mia un pochettino, se dite la verità. Vabbè, ragazzi, cioè la panza... Finché non ci scriveremo in palestra, fra... Omo de panza, omo de sostanza. Giusto. Giustissimo. Tu, Matteo? Io vorrei tanto avere qualcosa in comune con Dawson Leary. Ragazzi, quanto è bello come personaggio Dawson Leary. Assolutamente. Tutto sì. Questo, io mi chiedo, no? Tu liceale, come fai ad avere un set così grosso costruito nel cortile della scuola e dire: dai, adesso sistemate voi, io me ne vado. Basta, e con questo beh, chiuso. Più che altro anche come fa avere una barba così allucinante. No, io gli voglio menare Dawson, quindi forse è un amore odio. Prego. Allora, io invece direi Nick di New Girl, sia perché lui tipo è una persona strapigra e poi fa sempre la faccia tipo così, e la faccio sempre pure io. E poi perché, boh, è un po' un cazzone come me, a dire la verità, per quello. Tu invece stai? Karen Walker, Willa Grace, cioè sono io proprio. Era cioè, ovvio. Sono io proprio, cioè. Era ovvio, cioè. No, meglio Karen Walker di Pablo e Google. Non è vero, no, guarda che qua adesso... Allora, facciamo i commenti, facciamo una sfida di commenti, Brian. Facciamo hashtag Stefano, hashtag Panta. Ok. Tanto vincerà sicuramente. Ovvio. Vincerà sicuramente lui. Dì. Mi raccomando, commentate qua sotto, ok? Andiamo avanti con la prossima domanda. Ok, allora, il nostro Ask Time si è giunta anche Alessandra. Ciao a tutti. Trovate i suoi social nella descrizione. Dunque, la domanda è: che genere di serie TV guardi? Vai, iniziate voi, ragazzi. Io in realtà guardo tutto. L'importante è che non parlino di mafia, di robe brutte, già troppo tristi come le sue. Ecco. Ma le mie sono un attimo un po' più divertenti, perché ho bisogno di rilassarmi quando guardo le serie. Giusto. Non sicuramente di spararmi. Ci sono troppi riferimenti alle mie serie nella tua risposta. Quale? Io sono trasversale, ma come il caro amico Greek. Greco, quindi Greek. Johnny Greco. No, prediligo un po' di violenza, quindi Vikings, Spartacus, Sons of Anarchy, però. No, però visto che siamo cose sul set di Orange is the New Black, è una serie che vi consiglio soprattutto alle ragazze. Tu, Johnny? Il genere che guardo è droga, violenza e mafia. In poche parole. Praticamente ha risposto lui. Invece io vi dico che, allora, adoro tutti i generi di serie TV, a parte quelli troppo sentimentali. Però il mio genere preferito è sicuramente il drammatico / tipo giovanile, teen. Boh, ho dei gusti un po' strani. No? È arrivato anche Cane Secco da un momento all'altro, che ci stiamo aumentando a caso. È un po' la vita che funziona così, sì, no? Che genere di serie TV preferisci? Ma guarda, io preferisco le serie TV poliziesche, thriller, mafia. Poliziottesche. Non lo so, tutto ciò che è molto reale, tutto ciò che è molto tangibile. Io sono per Breaking Bad. Ah, pensavo ai documentari. Beh, mazza, sono fighi i documentari. Però Breaking Bad c'ha una marcia in più nella vita. Io divulgo, c'ha una marcia tangibile. Prossima domanda. Ok, siamo sul set di House of Cards per rispondere alla domanda. Ultima serie cominciata? Posso dirlo io? Vai. Better Call Saul. La vostra? È Outsiders, la guardo praticamente solo io in Italia, probabilmente. Però ve la consiglio. Love, Netflix. Ah, meravigliosa. No. The Killing, mi sa, raga, qua su Netflix. È sempre un sacco di gioia questo ragazzo. Ok, prossima domanda. Ok, ragazzi, siamo sul set di Marco Polo. Passiamo alla prossima domanda, che è: la prima serie TV che hai iniziato a seguire? Io penso si intenda seguire e finire. Allora, la mia è stata Breaking Bad, perché è stata la prima che ho iniziato a guardare e ho concluso. Mentre la vostra, raga? Jurassic Thunder, assolutamente. Ok, la tua, Johnny? Secondo me, raga, sì. Beh sì, ci sono quelle serie sì. Ma sai perché seguivo sì? Perché mi piaceva Misha Barton. Ah, ecco perché. Ah. Ok, passiamo alla prossima domanda.
Ok, siamo qui con l'ultimissima domanda, che è: che serie TV guardavi da piccolo? Crick, non ci morire qui. Allora, io guardavo tipo Malcolm. Era Malcolm, è epocale. Raga, bellissimo. L'altro giorno mi è capitato di vedere di nuovo la sigla. Io mi sono emozionato tantissimo. Mi sono veramente emozionato. Voi, raga? Oh sì. Ah, pure quello, vabbè. Misha Barton. Scendono le lacrimucce qui. Stefano. Per me è anche Ossì, ma in realtà c'è da Dawson's Creek. Ma in realtà uno che proprio mi piaceva da morire era Raven. Raven, bello, grazie. That's so Raven. Io devo dire Malcolm e Ossì. Cioè, Malcolm e Ossì. Ossì, ragazzi, sempre per lo stesso motivo. Comunque, ragazzi, Last Time finisce qui. Mi raccomando, lasciate un pollicione in su. Mi raccomando, andate a vedere i loro canali, le loro pagine qua sotto nella descrizione. E iniziate a seguirli. Questo okay? Video è un farmaco. Alla bella, prossima, rega. Bella.